Bentornati sul canale, sono Fani e oggi andremo a provare questo modulo della Atomstack per incidere oggetti cilindrici. Cosa significa? Che noi usando un modulo laser possiamo andare ad incidere ad esempio borracce, bicchieri, come ad esempio ho fatto con questo, che ho fatto questa incisione qua. Ho fatto anche una prova su un bicchiere di vetro trasparente, dopo andremo a vedere come fare. E quindi adesso vi spiego proprio brevemente come si collega, perché alla fine è semplicissimo, però vi faccio proprio vedere due robe e poi andremo a fare delle prove di incisione. Ad esempio andremo ad incidere queste due borracce e magari proviamo anche un bicchiere dopo. Nella confezione cosa trovate? Appunto il modulo della Atomstack, quattro piedini, perché il modulo laser va rialzato, quello che basta per infilare questo sotto il laser, manuale di istruzioni con scritti collegamenti da fare, versione software, eccetera eccetera, e due cavetti di collegamento. Perché sono due? Perché questo modulo si può collegare sia ai laser della Atomstack con questo cavetto con i pin bianchi, con i connettori bianchi, sia ai moduli della Ortur, come ad esempio il Master Pro 2. E nel manuale di istruzioni trovate lo schema di collegamento, quindi in teoria si può collegare anche ad altre marche come la Skullfun o altre cose. Non ho la certezza assoluta perché non ho avuto modo di provare un laser di un'altra marca, loro lo danno come collegamento a qualsiasi laser. Da cosa è composto questo? Praticamente si collega alla 6Y del laser e tramite due rulli il laser, quando incide, fa ruotare l'oggetto per fare l'incisione. Qui si può regolare la distanza tra due rulli in base al diametro del pezzo che andiamo a fare. Ad esempio, se noi dobbiamo fare questa borraccia, ad esempio, va già bene così. Però possiamo fare sia oggetti molto più stretti che oggetti più larghi. Il collegamento è semplicissimo, andiamo a vederlo e lo testiamo subito. Accendiamo un attimo il software e vi spiego proprio due robe al volo su come collegarlo al programma. Ok, ho collegato connettore femmina al di sotto del modulo. Adesso vado a metterlo più o meno in centro. L'importante è che sia bello in piano e non ci siano oggetti sotto. Poi faccio passare il filo al di sotto del laser, sposto il modulo laser sopra, collego il connettore del motore dell'asse Y in questo modo e vado ad attaccare il cavetto del modulo al filo del motore in questo modo. Quindi cosa faccio praticamente? Scollego il motore dell'asse Y e collego il modulo. Adesso l'unica cosa da fare sarà mettersi in parallelo con lui, quindi metterlo bene preciso e poi regolare in altezza. Io ho messo anche i piedini già, quindi vedete che il laser adesso ci sta sopra la perfezione. Una cosa che magari andrà fatta è sollevare proprio la testa, perché qui sotto ci sono le regolazioni delle viti. Nel mio caso della Atomstack avrò bisogno di svitarlo e rialzarlo. Prima cosa da fare ovviamente è aprire Lightburn o il vostro programma, che può essere anche Laser GRBL. Io vi farò vedere su Lightburn. La prima cosa da fare in assoluto è andare nelle impostazioni e deselezionare la scritta Auto Home in avvio. Perché? Perché avendo scollegato il motore della 6Y, la macchina, se ha i zeri, i micron di fine corsa, andrà a cercare l'home e andrà a sbattere. Quindi noi dobbiamo deselezionare questa cosa qua. Fatto questo, nelle impostazioni possiamo selezionare mostra, abilitazione e rotazione nella finestra principale. Praticamente noi avremo in questa parte qua le impostazioni di rotazione, che eventualmente, se non le trovate, mi sembra qua su Laser Tools, impostazione e rotazione. Nel caso vi esca così mandrino, noi invece andremo ad utilizzare il rullo. L'asse di rotazione sarà sull'asse Y, cioè noi abbiamo collegato l'asse Y per far funzionare il nostro motore. Dobbiamo mettergli il diametro del rullo, che in questo caso è un 15,70 mm per rotazione. Possiamo lasciarlo benissimo così. Diametro dell'oggetto indica il diametro di quello che andremo noi a laserare. Io prendo la mia bella borraccia e gli dico che il diametro appunto sarà 72. Dopo, in base al vostro oggetto, modificherete questo valore qua. Vedete che automaticamente cambia la circonferenza in base al diametro dell'oggetto, quindi indica quanta superficie lui può andare a lavorare, che questo valore qua è importante, 226.195, perché indica appunto quanta noi superficie possiamo usare.
Quindi tenendo a mente questo, 226.195, andiamo a disegnare il nostro rettangolo che sarà alto 226 mm. Cosa significa? Che questa è la, tra virgolette, la borraccia stesa su un piano, quindi la nostra superficie di lavoro. La larghezza ovviamente sarà dovuta dall'altezza della borraccia, però noi sappiamo che possiamo lavorare in questa altezza qua. Lavorando qui dentro, se io traccio una riga qua e una linea qua, lui dovrebbe coinciderle. Un'altra prova che possiamo fare è disegnare un rettangolo qui, fare in modo che questo non verrà tracciato, ma il rettangolo all'interno sì, e possiamo fare ad esempio un quadrato di 20x20. Noi andremo a tracciare per prima cosa questo rettangolo, questo quadrato qua, per verificare che le impostazioni siano corrette. Ok, ho messo la borraccia regolata in altezza, faccio un frame per controllare che sia tutto a posto e vado a fare il mio quadratino. Eventualmente, se questa qua è una prova, ma se avete un pezzo buono, mettete su un pezzo di scotch, fate un taglio veramente con la potenza molto bassa e verificate se è tutto a posto. Ok, eccolo qua. Adesso a me non interessa, quindi incido, se no con lo scotch comunque almeno avete il vostro riferimento, così almeno quando andate a misurare col calibro potete essere sicuri che il vostro quadrato è giusto. Quindi se per caso è più lungo o più basso vuol dire che c'è qualche impostazione nel software da modificare. Comunque sia, il 99% delle volte questo è dovuto, se è sbagliato, al diametro. Quindi voi giocate un po' col diametro, magari non l'avete misurato bene, vedrete che dopo troverete il vostro range. Adesso, ok, siamo tornati sul nostro programma. Come vedete, io ho diviso la mia area di lavoro in quattro parti uguali. Questo cosa mi serve? Mi aiuta a mettere le immagini o la scritta, quello che è, specchiate una rispetto all'altra. Quindi se io voglio fare una scritta come questa sulle due facce opposte, in questo modo avrò il mio riferimento per fare come voglio. Quindi io adesso ho fatto queste due scritte qui e voglio che vadano appunto una in faccia all'altra, sulle due facce della borraccia. Facendo così sono più agevolato a non fare errori. Ok, facciamo una prova. Ragazzi, non so perché, ma una cosa che ho notato, ma mi sono dimenticato di fare, è che quando vado a dargli l'immagine, lui la fa speculare, non so perché. Sicuramente c'è qualche impostazione da regolare che io non so, quindi se la sapete scrivetemelo nei commenti e niente, e questo è quello che è uscito, purtroppo. Vado a rifarla, dai. L'incisione è venuta bene, l'unica cosa che non capisco è perché, come vedete da prima, me l'ha fatta speculare, quindi io per risolvere ho messo al contrario la scritta. Sicuramente ci sarà qualche impostazione da regolare, però al momento non so come, però devo dire che la qualità della scritta è eccezionale. Qua ho fatto sia l'immagine che le scritte a velocità 1000, potenza 90%. Questa era l'immagine di Spider-Man, poteva magari diminuire un pochino la velocità per farla un po' più scura, ma i dettagli sono molto buoni, la scritta anche lei è molto bella e questo è l'altro di Spider-Man. Devo dire che il risultato è veramente eccezionale. Adesso voglio provare ad andare a incidere quella borraccia lì. La prima cosa da fare è andare a misurare il diametro e impostarlo in Hepburn in modo da avere la comparazione giusta. Ok, ho fatto un'incisione su una borraccia blu, adesso non la muovo perché voglio fargli altre scritte, ma devo dire che utilizzando velocità 3000, potenza 60%, il disegno è venuto veramente bello.
Non credo che sia arrivato al metallo perché vedo un po' di azzurrino. Ma comunque si vede bene il rilievo, molto molto bene. Adesso faccio qualche altra scritta e poi passiamo ad un'altra borraccia. Purtroppo il difetto qual è? Che tra un po' questi, tra un po' che è un po' massacrata, tra una passata e l'altra, vedete le righe sotto, però dopo tutto ha fatto un po' l'effetto 3D, quindi ci sta anche. Qui ha bruciacchiato un po' perché c'era sulla scritta, però devo dire che è venuta bene. E dietro c'è il suo coso, quindi sono sicuro che Greta domani mattina mi dirà la sua. Sono contento. Adesso. Allora, a sto giro ho fatto un disegno molto più elaborato, però i dettagli sono veramente spettacolari. Guardate come potete personalizzare una borraccia. Allora, ragazzi, come abbiamo visto, è veramente semplice da usare, bisogna solo giocarci un pochino, capire un po' le impostazioni, ma poi è tutto in discesa, quindi sei riuscito a fare delle cose veramente fantastiche, che questa, cioè risoluzioni veramente alte su qualsiasi materiale. Sul vetro non ve l'ho fatto vedere, ma in sostanza è sempre lo stesso, il discorso è sempre quello. L'unico accorgimento con il vetro e con la roba trasparente è di coprirlo, c'è chi lo pittura. Io ho preferito mettergli il nastro carta perché pitturarlo mi sembra un po' così, perché dopo bisogna pulirlo con la nitro, cose varie. Io ho messo solo il nastro carta, funziona benissimo e funziona bene anche sulle borracce colorate, quindi sugli oggetti colorati come questo. La qualità del disegno è veramente ottima e una risoluzione, questo qua adesso l'ho pulito un pochino semplicemente con l'acqua e guardate che roba. Quindi sono veramente contento, cioè un oggetto alla fine di un'ottantina di euro che vi permette di fare cose come queste. Quindi voi immaginatelo nell'ottica di vendere questi prodotti. Non sto qui a parlare di cifre, però questo costa 80 euro. Comprate le borracce, le personalizzate, le vendete, questo ve lo siete ripagati in un attimo. Quindi veramente un ottimo oggettino. Io vi lascio in descrizione il link di acquisto a questo prodotto con un coupon sconto. Se il coupon non dovesse essere attivo, come sempre, io mi invito ad iscrivermi al mio canale Telegram. Sul canale Telegram io metto puntualmente i coupon aggiornati e vere offerte. Quindi comunque in descrizione troverete il link di acquisto a questo modulo. Vi lascio il link magari anche del mio laser che consiglio. Vi lascio il link di questi occhiali. Costano una cinquantina di euro però. La sicurezza innanzitutto. Bene, non ho altro da dire. Ci vediamo al prossimo video.